Ma quali film guardereste a Pasqua? Ebbene, questa festività si sta avvicinando e tanta gente si sta chiedendo: ma che cosa potremmo guardare in TV per quel giorno, oltre a uscire o fare altro? Per chi volesse comunque guardare qualcosa inerente a questo tema, oggi sono qua apposta per elencarvi quali sono quelle pellicole dove un po' si va a toccare il tema pasquale. Pellicole riguardo a Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e anche Sky e Now TV. Quindi, se siete interessati, continuate a visionare questo video. L'ultimo film credo l'abbiate visto tutti. Dunque, partendo dalla piattaforma di Netflix, possiamo vedere Peter Rabbit, pellicola del 2018. Se siete dei fan del Coniglio Pasquale, non potete non amarlo. Questa pellicola tecnicamente mista è basata sul racconto di Beatrix Potter, dove il coniglietto protagonista non sta a distribuire uova di cioccolato, ma si diverte insieme alle sorelle e al cugino e combina un sacco di guai nell'orto del vicino, il burbero Thomas McGregor. Non è che una bella trasposizione del personaggio che ha affascinato intere generazioni. E proseguendo abbiamo la fabbrica di cioccolato del 2005. Il tema non sarà quello pasquale. Ma di certo, se parliamo di cioccolato, non può non venirci in mente la pellicola diretta da Tim Burton e interpretata da un eclettico Johnny Depp. Il film vede il protagonista il piccolo Charlie Bucket, ovvero interpretato da Freddie Highmore, che è un ragazzino tanto generoso quanto povero, che grazie a un colpo di fortuna riesce a realizzare il suo sogno, ovvero poter visitare la misteriosa fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Tornando un po' indietro nel passato, ovvero al 1979, vi era anche Brian di Nazareth, che è il terzo lungometraggio diretto e interpretato dal gruppo comico britannico Monty Python. Il film rappresenta una brillante satira sulla nascita delle religioni, raccontando la storia di Brian, interpretato da Graham Chapman, nato contemporaneamente a Gesù e cresciuto tra i maltrattamenti della madre e un incredibile desiderio di rivalsa. E infine, come ultimo film che vi consiglio su questa piattaforma, c'è anche Hopper e il Tempio Perduto del 2022. Metà pollo e metà lepre? Sì, possibile. L'opera animata è diretta da Ben Stessen e racconta di un giovane principe che, insieme ai suoi due amici, una tartaruga e una puzzola, partirà per un viaggio pericoloso, così da mostrare al re tutto il suo valore. È un film sulla diversità e sull'uguaglianza, capace di parlare sia ai grandi che ai piccoli. E ora ragazzi, passiamo invece ai film presenti su Disney Plus. Sicuramente tra le chicche più grandi vi ci metterei Chi ha incastrato Roger Rabbit, che è del 1988. È un po' fuori tema riguardo la Pasqua, ma pur sempre di un coniglio si tratta. Questa pellicola tecnica mista, diretta da Robert Zemeckis, è ambientata a Hollywood negli anni 40 e segue le vicissitudini di Roger Rabbit, un attore cartone animato in crisi a causa di un presunto tradimento della moglie, la formosa appariscente Jessica Rabbit. Sulla questione verrà chiamato a indagare l'investigatore privato Eddie Valiant, interpretato da Bob Hopkins. Proseguendo, non poteva mancare Noah del 2014, diretto da Darren Aronofsky e con protagonista Russell Crowe. Il film porta sul grande schermo la storia del ben noto patriarca biblico e anche della sua arca. Molto fedele ai capitoli della Genesi, che narrano del diluvio universale, ma anche della coerente grandiosità hollywoodiana. Nel film sono presenti anche Anthony Hopkins, Emma Watson, Jennifer Connelly e Logan Lerman. Passiamo ora invece su Sky e Now TV. Tra le chicche più grandi abbiamo Il Principe d'Egitto del 1998, pellicola di animazione sulla vita di Mosè, remake animato del film degli anni 50, I Dieci Comandamenti. La storia, ambientata durante la schiavitù del popolo ebraico in territorio egiziano, racconta la vita di Mosè, del suo ritrovamento sulle rive del Nilo da parte della regina Miriam, fino alla liberazione degli ebrei grazie alla biblica separazione delle acque del Mar Rosso. Un film per tutta la famiglia, caratterizzato da una splendida colonna sonora, e la pellicola si è persino guadagnata un Oscar come miglior canzone. Sempre in tema Pasqua abbiamo anche Le 5 leggende del 2012, film d'animazione dove sono presenti Babbo Natale, La Fatina dei Denti, Sandman, Jack Frost e ovviamente l'immancabile Coniglio Pasquale. Racconta la storia di questi cinque guardiani in lotta contro il peggiore incubo di tutti i bambini, ovvero l'uomo nero. Riusciranno i nostri eroi a proteggere i sogni dei più piccoli e a riportare la speranza nel mondo? Andatelo a vedere così lo scoprirete, se non l'avete ancora visto. Continuando su questa piattaforma abbiamo Ops, ho perso l'arca del 2015, film ispirato al racconto biblico del diluvio universale, ma in versione animata. L'arca è pronta a partire, ma Finn è lì,
due buffi cuccioli rispettivamente esemplari dei nasocchioni e dei musoni, cadono in mare per sbaglio. I loro genitori dovranno quindi mettere da parte le loro diversità per intraprendere un pericoloso viaggio alla ricerca dei due naufraghi. E infine, come ultimo film di questa piattaforma, vi posso consigliare La Passione di Cristo del 2004, pellicola non adatta ai minori, diretta da Mel Gibson. Racconta le ultime e dolorose 12 ore mortali di Gesù, mostrando i particolari più crudi e sanguinosi del suo sacrificio sulla croce. È stato un film molto discusso all'epoca della sua uscita nelle sale, ma almeno una volta io consiglio la visione, che se la merita. E ora passiamo all'ultima piattaforma dove vi consiglierò dei film, ovvero Amazon Prime Video. Qui possiamo trovare Easter Parade, Ti amavo senza saperlo, del 1948. Se il cinema classico è la vostra passione, non perdetevi questa pellicola musicale che vede dei protagonisti meravigliosi Fred Astaire e Judy Garland. Diretto da Charles Waters, il film è la storia d'amore tra un ballerino e una star senza talento per la danza, nella quale la musica e il romanticismo le fanno da padroni. Proseguendo abbiamo una chicca degli anni 2000, ovvero Chocolat, diretto da Lasse Hallström e con Juliette Binoche e Johnny Depp. La pellicola racconta la storia di Vianne Rocher, cioccolatiera giramondo che decide di aprire una pasticceria in un piccolo villaggio francese proprio durante il periodo di Quaresima. Il suo arrivo ovviamente destabilizzerà la tranquilla vita del paese, risvegliando i desideri nascosti di alcuni abitanti e scatenando invece le ire di altri. Diciamo che la pellicola vi farà venire l'acquolina in bocca. E passando ad un cartone animato, vi posso consigliare La Gabbianella e il Gatto del 1998, film d'animazione italiano ambientato ad Amburgo, che racconta la tenera storia del gatto Zorba e della promessa fatta a una gabbiana in punto di morte, ovvero covare il suo uovo, prendersi cura del nascituro e insegnare al piccolo a volare. Una favola che è un inno alla diversità e all'integrazione, perfetto da vedere a Pasqua con i bambini. E infine, sempre su questa piattaforma, vi posso consigliare questa pellicola che sicuramente da qualche parte, anche uno spezzone, avrete visto, per quanto sia anche leggermente cringe. Vi sto parlando di Jesus Christ Superstar del 1973. La pellicola è un adattamento cinematografico della celebre opera di Broadway e diretto da Norman Jewison. Un bravissimo Ted Neely veste i panni di Gesù in questa narrazione rock degli ultimi 7 giorni di vita del Nazareno, con il punto di vista di Giuda Iscariota, interpretato da Carl Anderson. Se siete degli amanti del musical, questo film fa il caso vostro. E questa era, diciamo, la mia selezione di tutte le pellicole e animazioni presenti sulle piattaforme che conosciamo tutti. Io spero che vi siano piaciute, spero che proverete a guardarle e nel caso fatemi sapere nei commenti se sono appropriate al tema pasquale. In ogni caso vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto e noi ci vedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!